Ciao a tutti, appassionati di cinema e fan di underground cult production. Oggi siamo qui con un nuovo video d'aggiornamento DVD e Blu-ray di ottobre 2020 che, premetto già, non sarà molto lungo perché gli acquisti ci sono stati, ma sono stati meno rispetto al mio video d'aggiornamento precedente e soprattutto la maggior parte dei film che ho comprato durante questo mese d'ottobre, non li ho ancora visionati. Ce ne sono alcuni che ho visionato, ma la maggior parte no. Quindi andremo comunque molto velocemente. Il primo dei film che non ho visto, e comunque ci tengo a dire che nonostante li abbia visti, almeno sulla carta sono interessanti, quindi vi consiglio di seguire il video con attenzione. E dicevo, il primo film interessante, almeno sulla carta, è questo qua, La città delle donne di Federico Fellini, che cosa vi devo dire? È Fellini, è vero che è il Fellini dell'ultima parte della sua vita, perché il film è dell'80, quindi era il tramonto della sua carriera, quindi magari non sarà un capolavoro come poteva essere 8 e mezzo, come potevano essere La dolce vita, come poteva essere Giulietta degli spiriti, ma comunque sarà sicuramente un film interessante, con Mastroianni protagonista, e vi dico già che Mastroianni protagonista tornerà anche in un film che ho visto, quindi e che è presente in questo aggiornamento, quindi ecco, state attenti. Non ho visto, ma sarà ugualmente interessante, History of Horror di Eli Roth, un documentario a puntate in cui Eli Roth narra e racconta e spiega un po' le caratteristiche principali di quello che è effettivamente il suo genere preferito. Non c'è solo lui, ma ci sono interventi anche da parte di grandi personalità dell'horror. E non perché c'è Quentin Tarantino, perché c'è Jason Blum, c'è Stephen King, c'è Rob Zombie, mi sembra ci sia anche Greg Nicotero, insomma, comunque sarà una visione molto molto gradita quando la vedrò e sicuramente una visione che consiglio a qualsiasi appassionato di horror. Che uno apprezzi Eli Roth come regista o no, è indubbio che la sua passione per il genere horror e la sua conoscenza del cinema horror sia fuori discussione, quindi sicuramente sarà interessante. Un altro film che non ho visto, ma che è sicuramente interessante. Ah, e ci tengo a dire anche che History of Horror fa parte di quei film che sono riuscito a comprare con un po' di sconto grazie alle offerte del Prime Day. Quindi ci tengo a dire che alcuni di questi film, non mi ricordo esattamente quali, però alcuni me li ricordo. Li sono stati comprati grazie a queste offerte. E uno di questi film che è stato comprato grazie al Prime Day è questo qua, A Monster's Call, chiamato anche in italiano 7 minuti dopo la mezzanotte, diretto da Juan Antonio Bayona, che si è fatto apprezzare soprattutto per The Orphanage, un horror spagnolo magnifico prodotto da Del Toro, e poi si è fatto apprezzare anche a livello tecnico per il secondo Jurassic World, anche se era scritto un po' coi piedi, però vabbè, lasciamo stare. Dicevo, questo A Monster's Call non l'ho visto, però ne ho sentito parlare molto bene e soprattutto ho sentito dire che ricalca per certi versi Il labirinto del fauno di Del Toro. E quindi un film che cerca di riprendere o comunque cerca di rimmaginare o comunque richiamare alla mente e all'immaginazione il mio grande amore del toro non può che farmi molto contento e sono sicuro che quindi sarà questo un grande film. Adesso andiamo a visionare un film che invece ho visto finalmente ed è Debito di sangue con e di Clint Eastwood, un thriller, devo dire uno dei film minori di Eastwood, non tanto per valore intrinseco della pellicola, ma per il successo che almeno in rete ha, perché io sinceramente tra tutti i film di Clint Eastwood non sento mai, ma proprio mai parlare di Debito di sangue e mi dispiace perché invece è un thriller molto, molto ganzo, molto teso e molto ben fatto perché parla di Clint Eastwood che è questo detective che praticamente mentre sta inseguendo un serial killer ha un attacco di cuore. Per cui necessita un trapianto di un nuovo cuore. Fast forward 2 anni dopo, questo serial killer è tornato e, tra le sue nuove vittime uccide anche la donna che ha donato il cuore a Clint Eastwood. Quindi ecco, è una partenza, un
un soggetto di partenza, un'idea di partenza molto molto interessante, che viene sviluppata secondo me bene con Clint Eastwood, che è anche visivamente ispirato, soprattutto in un paio di scene. Mi ricordo una scena su una barca immersa nella nebbia, molto molto bella, davvero davvero tesa. Certo, un po' si perde secondo me il film un po' nel finale, soprattutto diciamo lo scontro finale col serial killer, diciamo, mi ha fatto cadere un po' le braccia, però in generale il film è sicuramente valido, sicuramente da recuperare per chi è fan di Clint Eastwood o comunque per chi vuole vedersi un thriller bello teso, ben fatto, asciutto, ottimo. Un film che non ho visto e che ho preso col Prime Day è questo, ovvero Teen Spirit, ad un passo dal sogno, questo sottotitolo un po' alla Step Up, un sottotitolo un po' di merda, però vabbè, lasciamo stare. Teen Spirit l'ho preso per due motivi fondamentalmente, perché il soggetto di base voleva comunque narrare. Voleva raccontare il mondo di talent show, e mi sembrava una premessa molto interessante, e poi soprattutto perché c'è Elle Fanning. A me Elle Fanning piace tantissimo, sia come attrice sia proprio come viso, diciamo, la trovo molto 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 brava e molto capace, e quindi ero curioso di vedere un po' come se la cava in questo film. Non l'ho ancora visto, però devo dire che ho sentito dei pareri molto discordanti. Ho sentito alcuni apprezzare il film anche tanto, anche in maniera convinta, e altri invece demolirlo completamente. Quindi, bah, chi avrà detto la verità, chi lo sa. Quando lo vedrò, darò la mia opinione. Passiamo invece adesso a un film, e anzi, no, un film, a dei film, perché questo è un cofanetto, completamente diversi, ovvero il cofanetto delle primissime opere di Louis Buñuel. Quindi il cofanetto numero uno, che contiene Un cane andaluso, L'Age d'Or, che sarà L'età dell'oro, e Las Hordes, Les Hordes, non so che cazzo voglia dire perché il francese io non lo so, però comunque sono i primissimi film di Louis Buñuel. Non ho visto nessuno di questi, e lo so, dire questo è una bestemmia, perché per chi è appassionato di cinema e soprattutto per chi ha studiato il cinema, non aver visto Un cane andaluso è davvero una bestemmia, però ragazzi, io lo ammetto. Non ho visto tutto lo scibile umano, non ho visto tutto ciò che è stato filmato, e Un cane andaluso mi manca. Spero di recuperarlo al più presto, anche perché insieme ai DVD, come è da tradizione raro video, c'è in accompagnamento un libricino, che in realtà è un librone ormai, davvero davvero, che sarà sicuramente pieno di informazioni e di curiosità e di analisi interessanti per capire la poetica di questo artista, effettivo artista, uno dei più importanti del Novecento, questo senza ombra di dubbio. Passiamo adesso invece a un film completamente diverso, perché è un film di genere italiano anni 70, ovvero La polizia uccide, volevo dire, scusate, La polizia accusa, Il servizio segreto uccide, che è di Sergio Martino con Luc Merendat e Thomas Millian, e quindi già la combo attori e regista già fanno pensare a qualcosa di buono. Non l'ho visto, però ho visto diversi film di Sergio Martino che mi sono piaciuti molto, soprattutto come si chiamava? Il corpo presenta tracce di violenza carnale, una roba del genere, comunque in inglese si chiama Torso, e quello lì mi è piaciuto tantissimo, è uno dei thriller italiani miei preferiti, e quindi spero che anche questo poliziesco, poliziottesco, che a dir si voglia, spero che anche questo valga, non dico i corpi presentano tracce di violenza carnale, ma almeno tutti gli altri suoi film, quindi Tutti i colori del buio, Lo strano vizio della signora Ward, insomma, spero che risulti un solido film di genere. Passiamo ora invece a una steelbook, che è quella di Lincoln di Steven Spielberg, che non ho anche questo mai visto, però che dire, è Steven Spielberg, che tratta di nuovo storia americana con Daniel Day-Lewis, sarà sicuramente un film interessante, anche perché devo dire che Steven Spielberg, quando tocca la storia, e la storia americana in particolare, cioè no, non è vero, la storia in generale, secondo me riesce sempre a tirare fuori qualcosa di interessante, quasi sempre. Basti pensare a Munich e all'Impero del Sole, che sono due dei miei film preferiti suoi. Ecco, spero che Lincoln sia più simile
a questi due film storici rispetto ad Amistad, ecco, per dire. Spero che il tono sia più un pochino più distaccato e un pochino più complesso e meno retorico rispetto ad Amistad. Non l'ho visto, speriamo. Male che vada, mi potrò gustare un'interpretazione magistrale, come sempre, di Daniel De-Lewis. Passiamo adesso finalmente a un film che ho visto, ed è il film con Marcello Mastroianni di cui vi parlavo a inizio aggiornamento, ovvero Divorzio all'italiana. È sicuramente uno dei film e uno degli esempi più famosi della commedia italiana anni 50 e 60, che tanto ha avuto successo in Italia, ma che ci ha fatto anche apprezzare all'estero. E che dire, è un film sicuramente molto divertente, ma soprattutto molto molto ficcante, perché racconta di un tic, di una discrepanza, di una stranezza tipica del nostro paese degli anni 60, ovvero la illegalità del divorzio, perché non si poteva divorziare nel 61, ma era ancora contemplato l'omicidio d'onore. Ecco, nel film viene detto che la pena va dai 3 ai 7 anni. Quindi, per far capire, il divorzio no, però l'omicidio d'onore prendeva solo dai 3 ai 7 anni, per farvi capire le stranezze del bel paese degli anni 60. Ecco, questo film vuole proprio denunciare questa stranezza e lo fa però con un tono divertente, però anche, come dicevo, ficcante. Basti pensare al finale, che è sì divertente, sì sardonico, però è anche amaro. E, insomma, è un finale che non voglio spoilerarvi, però è da tipica commedia italiana, come le facevamo una volta, quindi con le palle, ecco, una commedia con le palle, quello è poco ma sicuro. Passiamo ora invece a un altro classico, assolutamente, però un classico un po' diverso, perché parliamo di un classico Disney degli anni 90, quindi fase Rinascimento Disney, che ha riportato la Disney sul tetto del mondo dell'animazione, ovvero La Sirenetta. La Sirenetta che ho visto, però parliamo di almeno 10-15 anni fa, che quindi non mi ricordo, se non per la canzone In fondo al mare, chiaramente, che conoscono tutti, e spero di rivederlo al più presto e spero di poterlo apprezzare, perché mi ricordo che comunque da piccolo lo vidi e mi divertì uno sbotto. Un film che ho visto invece e che ho apprezzato nonostante i difetti è Sospesi nel tempo di Peter Jackson, nella sua fase pre-Signore degli Anelli, quindi sicuramente una fase interessante e molto varia. Questa è una commedia horror con Michael J. Fox, che parla di fantasmi. Ed è davvero, davvero interessante, davvero, davvero, davvero ben fatta. Interessante, ripeto, soprattutto dal punto di vista tecnico-tecnologico, perché vediamo un utilizzo davvero pesante del computer e una commistione tra effetti visivi, effetti speciali, effetti digitali, che per il 95, mi sembra che il film sia del 95, o comunque della seconda metà degli anni 90, che non era così usuale, quindi comunque dimostrava già Peter Jackson qui un'anima sperimentatrice, non solo sardonica e non solo irriverente negli horror, ma era anche uno che dal punto di vista tecnico cercava di portare avanti l'industria e la concezione del mezzo. E Sospesi nel tempo, devo dire che lo fa. Mi ricordo soprattutto che presenta un montaggio, soprattutto negli ultimi 20 minuti in cui, non vi spoilerò niente, però c'è un continuo accavallarsi di situazione presente e flashback, e c'è un continuo avanti e indietro su questa linea temporale. Ripeto, il montaggio e come vengono collegati passato e futuro è davvero da maestro del cinema. Ecco, per chi vuole studiare dissolvenze o comunque un utilizzo creativo del passaggio tra tempo corrente e flashback o flash forward, ecco, veda gli ultimi 20-25 minuti di Sospesi nel tempo, perché imparerà davvero, 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 davvero tanto. Un altro film che ho recuperato di recente e che era una grandissima
lacuna da parte mia è questo, ovvero Nightmare Before Christmas. Voi direte, magari, ma te, che ami Del Toro, che ami l'animazione, che ami tutto ciò che è anche un po' cupo, non hai visto Nightmare Before Christmas? Eh sì, non l'avevo mai visto perché sono scemo. E finalmente l'ho visto, Nightmare Before Christmas di Henry Selick, non Tim Burton, per favore. Chi dice che è di Tim Burton vada anche un po' a cagare, ecco, possiamo dirlo, ma vabbè, Nightmare Before Christmas, assolutamente un classico assoluto di Natale che presenta, secondo me, una direzione artistica, un design e una creatività nel creare ambienti e personaggi proprio a livello di design che è irresistibile. Poi il film, per l'amor di Dio, ha dei difetti perché comunque è abbastanza lineare, presenta a mio avviso troppe canzoni, cioè davvero troppo pieno di canzoni, alcune che sono bellissime, tipo la canzone del Boogeyman, oppure la canzone quando Buon Jack va per la prima volta nella città del Natale, quelle sono bellissime, però altre invece sono abbastanza un buco nell'acqua. Quindi un film, però sicuramente un classico che mi è piaciuto tantissimo, sicuramente un film eccezionale con poi una grandissima prova da doppiatore da parte di Renato Zero, che io non sapevo neanche fosse il doppiatore. Infatti sentivo la voce di Jack Skellington e dicevo: ah, che bella voce, però una voce unica. Andiamo a vedere chi è Renato Zero. Non avevo la minima idea. Quindi bravissimo anche a buon Renato Zero, che so che ci sta guardando. Quindi salutiamo Renato Zero e gli voglio fare i complimenti per questo doppiaggio. Bravo, bravo Zero, bravissimo. Poi, un'edizione su cui ho un po' da dire è questa qui, quella di The Grudge del 2003, del 2001, comunque il terzo, 2003, sì, è il terzo episodio della saga giapponese di The Grudge, che però qua è in edizione Collector's Edition e che quindi presenta anche i primi due, quindi Ju-on 1 e Ju-on 2. C'è da dire che nella mia copia sono stato abbastanza sfortunato perché il primo si vede benissimo, il terzo non ho ancora visionato perché il secondo avevo iniziato a vederlo ma si blocca a un certo punto. Quindi questa cosa mi ha fatto un po' girare le palline perché comunque è stata un'edizione non facile da reperire e una volta reperita ero molto molto contento e mi ha rovinato un po' l'esperienza il fatto di non poter vedere interamente il secondo. Comunque, l'ultima volta che ho controllato era su YouTube e quindi me lo dovrò vedere su YouTube. Speravo di potermelo vedere in DVD, ma se il mio DVD è difettoso non posso farci altro. Quindi ho visto il primo, sicuramente un film interessante dal punto di vista soprattutto della struttura, perché anche qui è un continuo avanti e indietro di mini storie che si vanno a intersecare, anche se non si vanno a intersecare secondo me così bene come nel remake americano. Devo dire che il primo giapponese è, secondo me, parecchio sotto a livello di effettiva riuscita rispetto al remake americano. Lo so, è abbastanza un'opinione abbastanza non condivisa, però non me ne frega niente, nel senso che io la penso così, quindi buona. E spero di recuperare al più presto possibile il secondo, di vederlo su YouTube e di vedere anche il terzo, che mi dicono sia il migliore tra quelli giapponesi. Sperando che almeno il DVD del terzo non sia difettoso, perché allora lì potrei diventare davvero, davvero violento. Passiamo agli ultimi due film che non ho visto e che ho comprato in offerta, questi col Prime Day, ovvero Priest, vi dico il primo, perché lascio il pezzo del 90 per ultimo, Priest, che non conoscevo, non avevo la minima idea che questo film esistesse. Però ho visto l'immagine iniziale, sembrava fico. Ho letto la trama, che è ambientata in un mondo post-apocalittico dove c'è una guerra tra uomini e vampiri. Ho detto, sembra un po' Underworld come idea, e dato che a me Underworld come saga piace tantissimo, sono un super fan di Underworld, ho detto, boh, questo qua sembra interessante, compriamolo, perché no? L'ho pagato 5-6 euro, quindi 5-6 euro per un Blu-ray va bene, mal che vada. C'è Paul Bettany e Paul Bettany fa sempre piacere avercelo. E poi il pezzo da 90 di questo aggiornamento è sicuramente l'edizione
limitata in 1000 copie, Blu-ray Midnight Classic di Reanimator, mitico Reanimator, un cult di Stewart Gordon, che ripeto non ho ancora visto, che presenta come protagonista il sosio del buon Dante Lucifero. Salutiamo, saluto con affetto Dante Lucifero, che so che è fan di questo film. E niente, ripeto, non l'ho visto, però ne sento parlare bene da chiunque, quindi non vedo l'ora di vederlo, di potermelo gustare la sera, perché io me li guardo solo la sera, perché me li voglio vedere al buio, non li voglio vedere al sole, perché perde un po' di potenza. Però ho voluto prendere questa edizione perché presenta, oltre al film, dal punto di vista della pulizia visiva e audio, sarà sicuramente impeccabile, ma in più presenta anche 4 ore di contenuti extra, e in più presenta anche il solito libricino della Midnight, con, anche qua, con tante belle informazioni sulla genesi del film e anche sulle ispirazioni che il film e il regista hanno preso, ma soprattutto le ispirazioni che ha generato, perché questo film sicuramente è stato una pietra miliare dell'horror anni 80, da cui tanti hanno preso spunto, e quindi per chi è appassionato di horror come me, sicuramente non può farsi mancare Reanimator, che magari, per ritornare alla serie di Eli Roth, magari verrà citato anche nel documentario di Eli Roth, chi lo sa, probabilmente sì. Con questo, col buon Reanimator, concludo qua l'aggiornamento. Come avete visto, è stato abbastanza veloce. E niente, vi ringrazio per aver visto questo video. Vi consiglio di continuare a visionare i nostri video. Presto ci sarà una novità. Non vi dico cosa, però è una cosa abbastanza importante per il canale, che ci fa tornare un po' alle origini. Così, per dire, non vi dico nient'altro. Vi ringrazio per la visione e vi chiedo di rimanere sintonizzati anche per i prossimi video. Seguiteci su YouTube, su Instagram e su Facebook, e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.